In questo numero del South TG, il ministro Speranza, per abolire il super ticket dobbiamo trovare 490 milioni. Fibrillazione atriale sottotrattata, esperti riuniti a Napoli. Ricciardi, a Roma rischio sanitario da emergenza rifiuti. Abolire il super ticket costa 550 milioni l'anno, 60 sono stati già stanziati dal governo precedente per l'anno prossimo. Dobbiamo capire come trovare i restanti 490 milioni, mi batterò per abolirlo. Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento a Roma al convegno Diritti alla Sanità promosso dalla CISL FP. Io penso che sia obiettivo del governo, e anche questo è previsto nella nota di aggiornamento al DEF, immaginare un modello che ci consenta di abbassare una diga che oggi, ahimè, c'è nell'accesso ai servizi sanitari nazionali. In modo particolare ci sono ancora troppe persone che non si curano come dovrebbero per motivi economici, e questa è per me una priorità assoluta. La fibrillazione atriale colpisce oltre 1 milione di persone in Italia, una malattia comune e diffusa quasi come ictus e cancro, eppure ancora oggi sottostimata e sottocurata. In tutto il paese solo il 9% dei pazienti che potrebbero beneficiare dell'ablazione, pari a 107.000, accedono effettivamente al trattamento chirurgico. E in Campania, dove sono 87.000 i malati, questo valore si riduce di circa il 30%. Lo segnalano gli specialisti riuniti a Napoli. Per il perdurare da mesi della situazione di rifiuti a Roma, in costante emergenza igienica dal punto di vista del decoro e della raccolta, dopo le dimissioni del CDA dell'AMA, la situazione potrebbe degenerare in emergenza sanitaria. È quanto sostiene Walter Ricciardi, professore di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica di Roma e presidente eletto della World Federation of Public Health Association, convinto che le premesse ci sono tutte.